Salve a tutti, con questo video volevo parlarvi della comunione di persone. Possiamo dire che la comunione è l'identità della vita quotidiana. Noi durante la giornata ci relazioniamo con molte persone, con il nostro vicino di casa, col panettiere, col farmacista e nella maggior parte del tempo con la nostra famiglia, con i nostri amici. Si crea una identità. Cosa dicono le persone di noi? Non tutti vivono questa identità, di rapporti reciproci. Ci sono individui che tendono ad isolarsi dalla realtà e dal mondo affettivo. E questo io, lo considero un difetto, perché le qualità e le capacità di questi individui giacciono nel dimenticatoio. Esternare un sentimento, anche se negativo, è importante. Ci fa crescere e fa crescere gli altri. La comunione tra le persone non fa altro che modellarci alla cultura dove viviamo. E di questo sono consapevole che accettare qualcosa che noi non condividiamo è faticoso, ma l'accettazione non deve essere vissuta come una imposizione, ma come una presa di posizione dove sviluppare le cose buone, il bene, le situazioni dove ci fanno stare bene con noi stessi. Questo lo possiamo vivere anche dove gli altri cercano la divisione, la discordia, il contrasto, le liti. È un lavoro interiore che a volte ci fa paura. L'identità di una persona va riscoperta. Noi possiamo trovare lungo il nostro cammino delle identità deboli. Se noi vogliamo una vita dinamica in crescita, dobbiamo scoprire l'identità dell'altro, a partire dall'altro con la A maiuscola. Ho scoperto che nella Chiesa c'è un rigoglio di santità che vive nel nascondimento. Perché? Perché questa santità risulta essere molto scomoda. Io vi confido una mia esperienza personale. Stando in monastero, non ho la possibilità di frequentare persone, ma il monastero è il mio osservatorio, dove posso scrutare ogni singola persona. Ho notato una cosa importante, che nel mondo secolare non c'è nessuna componente che abbia assunto usanze di carità fraterna, con serietà e con impegno per la salvezza delle anime, come noi consacrati. Cioè, nulla è cambiato nella secolarità da quando sono in monastero. Nulla hanno imparato da noi religiosi. Una causa di queste mancanze è data dalla seduzione di cose che non vengono da Dio, come il potere, l'avidità, la corruzione, lo sgomitare a vicenda e tante altre. Il mio intento è quello di fare una revisione della nostra vita. Una rivisitazione delle nostre azioni passate che ci hanno portato fuori strada. E vi confido che anche io sono andato fuori strada, ma poi ho ritrovato il retto cammino. Quando sono entrato in monastero, mia madre ha pianto e ha pianto tanto, ma bisogna capire che questo è il prezzo da pagare per le nostre colpe, per i nostri sbagli. Questo non significa che dobbiamo diventare tutti religiosi, ma se riusciamo ad affrontare le grandi difficoltà della vita a testa alta, ce l'abbiamo fatta. Oggi, con la frequentazione di ambienti religiosi, come per esempio Praglia, sappiamo, che dobbiamo attenerci in tante cose e
una delle cose più chiare è la comunione tra di noi. Dobbiamo considerare, cari amici, che la relazione con le persone e il volerci bene è la nostra polizza assicurativa per il regno di Dio. Io ora volevo concludere questo video dandovi un suggerimento di come relazionarsi col prossimo, che a me è servito tantissimo. Dobbiamo immaginare che quando interloquiamo con un'altra persona, in realtà parliamo con noi stessi, cioè dobbiamo immedesimarci nelle difficoltà dell'altro come se fossero nostri problemi. Se fate questo, scoprirete la carità fraterna, scoprirete come noi possiamo aiutare gli altri. Con questo è tutto e un arrivederci al prossimo video.